Bentrovati. Centina è la prima opera di un poeta dialettale netino, Corrado Papa. Poesie notigiane del Novecento a cura di Biagio Iacono per i tipi della sicula editrice Netum. Centina è stato presentato qualche giorno fa alla Sala Gagliardi del Palazzo Trigona Canicarao di Noto. Oggi noi presentiamo la prefazione che è di Roberto Alfonso e apre questa carrellata di poesie, lo ripeto, del libro di Corrado Papa. Non credo di essere la persona più adatta a scrivere la prefazione di una raccolta di poesie, né a commentarle. So però apprezzarle e spero che ciò possa essermi d'aiuto nel compito affidatomi. Comunque ci provo, limitandomi a riportare le mie sensazioni, che poi sono quelle di un lettore comune. Raccontandola tutta, lo faccio perché me lo ha chiesto l'autore delle poesie, facendo affidamento sull'amicizia che ci lega oramai da 40 anni, e per la stessa ragione ho accettato di farlo. Non lo so se la sola amicizia possa bastare. Noi, ossia io e l'autore, pensiamo di sì. Ho letto le poesie e le ho trovate molto belle. Ognuna di esse coglie nel segno, suscita un pensiero, un sentimento, induce un ricordo, richiama un'immagine, fa tornare alla mente un paesaggio, un fatto, un episodio di tanti anni fa. Descrive personaggi reali o immaginari, ma sempre universali per i valori o per i difetti che essi rappresentano. Alcune di queste poesie descrivono, con il dialetto popolare dei quartieri e con tanta ironia, scene di vita siciliana, a volte allegre e gioiose, a volte meste e tristi. Le poesie sono scritte tutte in dialetto, un dialetto molto stretto e a volte antico, però sempre autentico, cioè con parole vere che esistono e che vengono ancora usate, o con parole che sono sicuramente esistite ma ora in disuso perché i più giovani non le usano più. Anzi, molti giovani non usano più neppure il dialetto, con la conseguenza che possa disperdersi un patrimonio inestimabile di cultura e di civiltà di un popolo e di una terra. Una raccolta di poesie in dialetto assolve perciò anche alla funzione di salvaguardare questo patrimonio, custodendo in uno scrigno ogni accento, ogni suono, le parole intrecciate fra loro, il loro significato, i modi di dire, i nomi e i soprannomi, meglio, ingiurie. Il dialetto siciliano che utilizza Corrado Papa non è un dialetto inventato, esso non è costruito appositamente per un'operazione letteraria, ma è quello vivo e parlato. Leggendo le poesie di Corrado si recupera infatti un dialetto vero e autentico. A qualcuno che ha già letto le poesie, trovandole deliziose, ho dovuto spiegare il significato di un termine, vero, ma ormai in disuso, da lui non conosciuto, ulieri. Ho spiegato che con quel termine si indica il canone di locazione. Leggendo la poesia Roncocò ci si rende conto della verosimiglianza di questo personaggio. Quanti Roncocò abbiamo incontrato nella nostra vita? Egli è l'ammaliatore, vimia stori riprincipi, riprincipessi e re, rimaghi riceravoli e disocchedda re, e maestro con le parole, spiranno ricummingiri parrava, che con le sue storie fantastiche fa ridere e piangere. Ma era bello crirrere storie Roncocò, che ne faceva a rirrere, ma certe volte no. Anche la poesia Palli, Pallune e Sua Eccellenza ci riporta ai nostri giorni e alle false promesse dei politici che per fortuna non incantano più le persone. Anche questa è una storia senza tempo perché da sempre la politica si nutre di false promesse. I Pallune e Sua Eccellenza,
Paesani, sto paese, io vi faccio tutte cose, ponte, porto, un casino e travaglio con i voi. Sta matrice che ci incanta tutta nuova e sana pianta e Pasqua già non si sa, subassire i serea. Ricordo che quando ero ragazzo, un candidato al Senato della Repubblica nel collegio di Noto promise alla popolazione che se fosse stato eletto avrebbe fatto costruire un aeroporto alla Piana. Aciana. E la storia non è cambiata, ad ogni elezione, anche ora, ogni candidato non riesce a sottrarsi alla tentazione di fare ricorso a Palli e Palluna. La poesia Nuoto ci fa ricordare come, per quanto tempo, passeggiando alla villa o al corso, lamentandoci del declino delle città, esattamente come descritto nella poesia, una volta ci si esaltava per il prestigioso passato e una volta ci si deprimeva per la mancanza di un futuro. Ma un tempo in una volta s'accapao, ti vuoi bene Noto, ma si perso. Per fortuna, in questo momento, Nuoto, con la recuperata bellezza delle sue facciate, ci riempie d'orgoglio, mentre la lettura di Natali ci procura dolcezza e tenerezza per la premura di un uomo verso la propria donna che sta per donargli un figlio e gli sussurra: Peppe, io non posso stare, non lo saccio, forse è ora, troppo forte su irulura, ci si tu che m'accarizzi, ci si tu, Pippino mio, e c'è sempre a mani Dio. Zuzzu, per chiarirlo ai più giovani, è il vezzeggiativo di Vincenzo. Embanzuzzu significa compare Vincenzuzzu. U Cavalieri rappresenta una persona alla quale il titolo non è attribuito dall'autorità legittimata a farlo, ma le viene attribuito, come accade nei piccoli centri siciliani, ironicamente dalla gente con falsa deferenza e finto rispetto. La descrizione dei due personaggi si coglie in pochi versi che li dipingono con tratto chiaro e netto. U Cavalieri, do passata via un futuro, parlava inglese, nordico e latino, studiava un mare, i stibbi, i fungi e pur comunato i rarunci, ma sempre pintaccare a coccaruno. Banzuzzo, lingua e pezze era in cristiano, filosofo di taverne e di vanedda, che sempre si pricciava la murudda come le addiri cose in italiano. La conversazione tra i due verte in conclusione sulla richiesta di Banzuzzo al cavaliere di pagargli il canone di locazione, uliere, ma è connotata tutta da ironia e da buonsenso popolare. Merita infine una sottolineatura l'accezione positiva attribuita nell'omonima poesia al termine amaiaria per descrivere la dichiarazione d'amore che un marito rivolge alla propria moglie. Ca tu, pistare sempre o canti mia, che mi vuoi bene, piezzi Malanova, ci ha fatto fare un specie amaiaria, cancella la faccia mia e tu compari. Fin qui abbiamo voluto semplicemente cogliere qualche spunto per stimolare la curiosità del lettore, al quale vogliamo lasciare per intero il gusto e il piacere della lettura. Un'ultima notazione va riservata al titolo della raccolta, Centina. Non conosco la ragione della scelta, posso solo immaginarla. Il titolo della raccolta pare essere un omaggio a un'altra più famosa raccolta di poesie siciliane, scritte da Nino Martoglio, Centona, ossia una grande confusione di voci. Roma, 18 luglio 2016, Roberto Alfonso.